Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 27 dicembre ricordiamo San Giovanni Evangelista. Ascoltiamo. Giovanni era già discepolo di San Giovanni Battista quando questi additò a lui ed Andrea Gesù che passava, dicendo: "Ecco l'agnello di Dio", e i due discepoli, udito ciò, presero a seguire Gesù. In seguito si unì agli altri apostoli e da allora ebbe uno speciale posto nel collegio apostolico. Era il più giovane, ma nell'elenco è sempre nominato fra i primi quattro. Fu prediletto da Pietro, forse suo compaesano, ma soprattutto da Gesù, al punto che Giovanni nel Vangelo chiama se stesso il discepolo che Gesù amava. Fra i discepoli del Signore fu infatti tra gli intimi con Pietro e il fratello Giacomo che accompagnarono il Maestro nelle occasioni più importanti, come quando risuscitò la figlia di Gairo, nella trasfigurazione sul monte Tabor e nell'agonia del Getsemani. Con Pietro si recò a preparare la cena pasquale e in questa ultima cena a Gerusalemme ebbe un posto d'onore alla destra di Gesù. E dietro richiesta di Pietro, Giovanni, appoggiando con gesto di consolazione e affetto la testa sul petto di Gesù, gli chiese il nome del traditore fra loro. Dopo essere scappato con tutti gli altri, quando Gesù fu catturato, lo seguì con Pietro durante il processo e, unico tra gli apostoli, si trovò ai piedi della croce accanto a Maria, della quale si prese cura avendola Gesù affidatagliela dalla croce. Fu insieme a Pietro il primo a ricevere l'annunzio del sepolcro vuoto da parte della Maddalena e con lui corse al sepolcro, primo testimone della resurrezione del Signore. Insieme ad altri apostoli ricevette da Gesù la solenne missione apostolica e la promessa dello Spirito Santo, che ricevette nella Pentecoste insieme agli altri e Maria. Seguì quasi sempre Pietro nel suo apostolato. Era con lui quando operò il primo miracolo della guarigione dello storpio alla porta del Tempio, chiamata Bella. Insieme a Pietro fu più volte arrestato dal Sinedrio a causa della loro predicazione. Fu flagellato insieme al gruppo degli arrestati. Con Pietro, narrano gli Atti, fu inviato in Samaria a consolidare la fede già diffusa da Filippo. Giovanni, secondo antiche tradizioni, lasciata definitivamente Gerusalemme, si recò in Asia Minore, reggendo la chiesa di Efeso e altre comunità della regione. Fu poi esiliato nell'isola di Patmos e, dopo la salita al trono dell'imperatore Nerva, tollerante verso i cristiani, tornò ad Efeso, dove continuò ad esortare i fedeli all'amore fraterno, finché, ultracentenario, morì verso il 104. Teologo altissimo, specie nel mettere in risalto la divinità di Gesù, mistico sublime, fu anche storico scrupoloso, sottolineando accuratamente l'umanità di Cristo, raccontando particolari umani che gli altri evangelisti non fanno. Giovanni è anche chiamato l'evangelista della carità e il teologo della verità e della luce. Egli poté penetrare la verità perché si era fatto penetrare dal divino amore. Il suo Vangelo, il quarto, ebbe a partire dal secondo secolo la definizione di Vangelo spirituale che l'ha accompagnato nei secoli. Origene, nel terzo secolo, lo chiamò il fiore dei Vangeli. È autore anche dell'Apocalisse, l'unico libro profetico del Nuovo Testamento, che conclude il ciclo dei libri sacri e canonici. Denso di simbolismi, spesso si è creduto che fosse un infausto oracolo sulla fine del mondo. Invece è un messaggio concreto di speranza, rivolto alle chiese in crisi interna e colpite dalla persecuzione, affinché ritrovino coraggio nella fede, dimostrandolo con la testimonianza. Di Giovanni esistono anche tre epistole, scritte probabilmente a Efeso, che hanno lo scopo di sottolineare e difendere presso determinati gruppi di fedeli alcune verità fondamentali, che erano attaccate da dottrine gnostiche. San Giovanni, discepolo, possiamo dire, prediletto di Gesù, non la voglio usare questa parola, però dai racconti che noi abbiamo sappiamo che sicuramente lui è quello che è rimasto da solo, l'unico discepolo sotto la croce assieme a Maria. E poi tante cose particolari, era tra gli intimi insieme a Pietro, il fratello di Giacomo. Cosa dire di San Giovanni, che ci ha lasciato, in base alla sua tradizione,
un altro Vangelo, il quarto Vangelo, che segue un suo percorso. Sappiamo che gli altri vengono chiamati sinottici, perché più o meno se noi distendiamo i testi con uno stesso sguardo riusciamo a cogliere uno schema, una trama. Lui no, lui spinge la rielaborazione, il racconto della vita di Cristo su un altro piano, possiamo dire, un altro livello, un altro modo di viverlo. Ma proprio questo suo essere presente ai piedi della croce veramente deve interrogarci profondamente. L'amore si spinge fino a lì. L'amore non ha paura a un certo punto, ma sa che dove è l'amato, lì è il posto proprio. Allora chiediamoci qual è il nostro posto e soprattutto chiediamoci da dove siamo fuggiti ultimamente o da dove stiamo fuggendo, perché è possibile che ci sia un crocifisso accanto a noi e noi abbiamo bisogno di essere ai piedi di quella croce. Perché? Non ce lo chiediamo. Però andiamo al centro del nostro cuore e facciamoci coraggio, facciamo brillare l'amore che abbiamo dentro e questo grande fratello ci aiuti veramente a compiere questo passo. San Giovanni prega per noi.